Bibbo, hai visto chi c'è? Il nostro vecchio amico. Eh sì, ma scusate, ma voi... Ma scusate, ma che state facendo lì così? Che state combinando? Non ti preoccupare tu, ma piuttosto dici come vanno le cose alla tua fattoria. Beh, non c'è male, insomma, la vita del contadino è dura ma dà tante soddisfazioni. Ma sai, nella vita del contadino c'è ben più che piselli e pomodori. Ah sì? E che cosa? Ci sono anche le patate. L'hai capita, Bobbo? Era una battuta. Ah, bella battuta, Gibbo. Oddio, siete due cretini, siete. Ma poi cosa vorrebbe dire? Lo vedrai, lo vedrai. Ancora una volta, ciao ragazzi e ben ritornati per un secondo episodio su Stardew Valley. Sono contentissimo di potervi portare un secondo episodio perché il primo video ha raggiunto i 20.000 pollici in su. Quindi io mando un abbraccione virtuale a tutti quelli che hanno lasciato un pollice in su per il primo episodio. E mi raccomando, lasciatelo anche per questo, perché per questo episodio abbiamo delle sfide esagerate. La prima sfida è che mi dovete aiutare a trovare la fidanzata del sergente Cortez. Ma che evento importante che abbiamo di fronte, la fidanzata del sergente, in questo giorno, intanto andiamo nel gioco, in questo giorno piovoso, significa che non dobbiamo annaffiare le piante e questa già è una gioia. Vi parlerò del lato, diciamo così, accalappioso, sexuisissimo, che cazzo di parole mi sto inventando, del lato petaloso del gioco, cioè il fatto che dobbiamo anche trovarci una donna da conquistare. E voi ragazzi dovrete votare durante questo video quale tra le donne io dovrò conquistare, appunto. Che cosa è successo? Intanto abbiamo una lettera dal parte del sindaco. Sergente Cortez, è imbarazzante, ho perduto le mie mutande viola. Fortunate però, te lo dico perché penso che posso fidarmi di te. Trovale, portamele discretamente, ti pagherò bene. Va bene, signor sindaco. Come ha fatto a perdere le mutande? Come puoi perdere le mutande? Ce l'hai addosso, si spera. Perché se le è tolte in mezzo ai boschi? Che è sto sindaco? È un maniaco. Io avevo avuto un brutto presentimento riguardo a lui. Vabbè, nel frattempo vi faccio vedere un po'. Questa è la mia fattoria. Ma non è questo che ci interessa in questo momento. Ci interessa sapere le varie candidate ad essere la compagna del sergente Cortez. Voi nei commenti dovrete votare quella che vi piace e che volete, con cui io volete che io ci provi, diciamo così. Abbiamo Haley, che è la bionda, la classica bella biondona, niente male, tutta con le zizzone, no? Bella, la classica bella ragazza. Poi abbiamo Abigail, che è quella che si assomiglia ad Anna, coi capelli viola, che io avevo già adocchiato un po', se capite cosa intendo. Però è una tipa un po' più darkettona, quella che le piacciono gli anime, sapete, no? La tipa. Poi abbiamo Lea. Lea, non ho capito che tipo, è tipo una nerd, una di quelle che vanno bene a scuola, una secchiona è Lea, però non è brutta, questo va detto. Poi la successiva abbiamo Maru. Maru è un ragno, è brutta, cioè non è che c'è altro da dire, secondo me. Poi magari a qualcuno di voi gli piace, non lo so, secondo me Maru è un rospo proveniente dalle paludi, poi non lo so. Cioè, speriamo che non votate Maru, perché se no mi devo fidanzare. Non lo fate, non, io vi sto guardando. Non votate Maru. Se votate Maru non la faccio, a meno che non arriviamo a 30.000 pollici in su. Se arriviamo a 30.000 pollici in su e votate Maru, faccio Maru. Però vi sfido, perché tanto non ci arrivate. Quindi niente Maru. Ok, l'ultima ragazza non mi veniva neanche in mente da quanto è insulsa. L'ultima è Penny. Penny è smilza. È una ragazza ingenua, la classica ragazza semplice, vicina di casa, no? Quella che a scuola vi fa dare un morso del panino, la classica friendzone. Lei è la ragazza che viene friendzonata, quindi verrà friendzonata anche dal Cortez, molto probabilmente. Ora, io aspetterò i vostri voti qua sotto nei commenti per decidere con quale di queste ragazze il nostro Cortez dovrà cimentarsi nell'arte della seduzione e del grande accoppiamento del Cortez. Ma nel frattempo andiamo in miniera, perché quest'oggi vi faccio vedere la parte combattiva di questo videogioco. Ho giocato un bel po', infatti siamo arrivati all'estate. Infatti in estate crescono altri ortaggi, vedete qua c'è uva. Ma noi adesso andremo in miniera, quindi non ce ne frega niente. E vi farò conoscere anche un mio grande amico, che tra pochi passi andremo ad incontrare. Guardate chi vi presento,
lui, questo qua che abita qua, che ora non c'è perché piove, probabilmente in casa. Eccolo qua, lui è il mio amico Linus, il barbone del villaggio. Se gli parliamo dice: una calda pioggia è un modo bello di pulirsi, di lavarsi. Che schifo, Linus, tu aspetti che piova per pulirti. Sei un zozzo, sei. Vabbè, non è Linus l'importante. Dobbiamo dirigerci qui a destra, perché qua c'è l'entrata delle caverne. Nelle caverne si nascondono pericolosissimi mostri, ma anche dei preziosissimi tesori, come ad esempio gli smeraldi, i topazi, gli ametisti, tutti i vari minerali preziosi che alle nostre ragazze piacciono veramente tanto. Io ho esplorato fino al livello 30 della miniera e andremo appunto insieme fino al 30, così possiamo continuare ad esplorare da soli. Ho qui alla mano la mia spada poderosa del Cortez, che ci aiuterà insieme al mio cappello poderoso. Vedete che bello. Sembra un boscaiolo più che altro. Però andiamo, perché ci servono materiali per conquistare le pulzelle. Le pulzelle gli piace. Vedete, miniamo, scaviamo, perché ci servono materiali per creare loro dei regali. Perché come si conquistano le ragazze? Vi mostro, guardate. Quando andiamo qua nella cosa sociale, noi vediamo che possiamo fare dei regali a ognuna di loro. Vedete, anche ai maschi, a tutti in realtà, pure ai vecchi possiamo fare. Ovviamente se il fai a George lì, il vecchio, si spera che il tuo obiettivo non sia quello. Se lo fai ad Abigail, che magari ad Abigail te la vuoi panare, a George semplicemente gli vuoi rubare nel prato, non lo so. E quindi te lo fai amico, ognuno ha i suoi obiettivi. Comunque io vi prometto che se arriviamo, io avevo già iniziato a provarci un po' con Abigail, ma se voi votate diversamente cambiamo obiettivo senza problemi. Vi prometto, è buia sta caverna però, c'è uno scheletro. Bisogna... muori, 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 soffri, prendi, quanta vita ha? Oddio, è potentissimo. Devi morire, devi morire. Cazzo, questo scheletro mi sta... Oh santo Dio, non moriva mai, ragazzi. Avete... c'è un pipistrello perfido. Muori pure tu. Mamma mia, in questa caverna è pericolosissimo, avventurarsi. È pericolosissimo perché se ti uccidono, tu perdi un sacco di soldi. Quindi dobbiamo tenere gli occhi aperti e stare molto attenti. Un'ala di pipistrello. Un altro di questi. Mamma mia, questi qua sono tremendi. Non li voglio affrontare, sono troppo forti. Poi è buia. Forse è meglio, ragazzi, andiamo in un piano della miniera che sia meno basso, perché questo qua è difficilissimo, Qua mi sento un pochino più a mio agio. Posso scavare i minerali senza paura che arrivi un pipistrello mutante alle spalle e mi distrugga. Comunque io vi stavo dicendo, ragazzi, se arriviamo a 20.000 pollici in su, io vi prometto che nel prossimo episodio, se arriviamo a 30.000 e votate Maru, io prendo Maru, Però questo dipende da voi. Ma se arriva a 20.000 ci sarà un prossimo episodio. E non solo, nel prossimo episodio che faremo, vi prometto che io mi farò trovare già con... questi vermi vanno ammazzati perché sennò diventano volanti. Vi prometto che mi farò già trovare, appena iniziamo l'episodio, pronto a concludere, diciamo così, a provare l'ebbrezza del bacio con la prescelta, quella che voi avrete scelto come compagna del Cortez. Altra cosa simpatica che tra l'altro mi è venuta in mente in questo momento è che voi nel primo episodio io vi avevo chiesto qual era la cosa che secondo voi poteva piacere, la cosa preferita del sergente Cortez, vi ricordate? Molti di voi hanno risposto varie cose, però c'è stato un buon numero di persone che hanno risposto che al sergente Cortez piace la patata. L'avete detto in mille modi, mo non voglio ripeterli, siete dei birbanti, però avete detto, moltissimi hanno detto questo. A quanto pare ci avevate ragione voi. Alzo le mani, scusate, ci avevate indovinato pienamente. Visto che qua praticamente una buona parte dell'obiettivo del gioco, invece che fare le patate, far crescere le patate e andarla a raccogliere la patata, se avete capito che cosa intendo, chi ha capito? Vabbè, tutti penso. E quindi avevate indovinato voi. Oh, perché questo livello della miniera è tutto verde? Non mi era mai capitato un livello... Oddio, cos'è quello là? Uno slime gigante. Ragazzi, mi sa che siamo fottuti, Io non vorrei dirvi una brutta notizia, ma quello slime gigante non promette nulla di buono. Secondo me quello là ci sciotta. Che dite? Proviamo ad affrontarlo lo stesso? Ma sembra veramente grosso. Oddio, si è incattivito. Beh, però si può controllare, Basta respingerlo. E il brutto è che c'è anche quello piccolo. Ho l'impressione che questo slime gigante... oddio, si è diviso soltanto in mille altre slime. Ma morite, dovete prendere le botte e soffrire. Ok, che cosa ci ha dato lo slime gigante? Un cazzo di niente. Perfetto, ragazzi, era quello che volevo. Forse c'è qualcos'altro in questo livello tutto verde però. Un altro slime gigante. Questo è il livello degli slime.
Morite. Oh no, no, no le mosche, no. No, per favore, no. Oddio, ragazzi, siamo in pericolo. Devo nutrirmi delle mie bacche del Cortez. Le vedete queste fragole buonissime? Queste qua sono le bacche del Cortez, delle caverne verdi. Comprendi le botte del Cortez. Guarda quanti slime che ci ha dato. Oh no, ragazzi, si è fatto tardi, è già mezzanotte. Dobbiamo sbrigarci a tornare a casa. Non possiamo star svegli fino a quest'ora. Alle 2 di notte il personaggio sviene dalla stanchezza e ci rubano tutti i soldi. Io ho l'impressione che sia Linus che ci ruba i soldi, ma mi sta simpatico lo stesso. In ogni caso dobbiamo sbrigarci a tornare a casa. Vi devo far vedere una cosa epica a casa, ragazzi, me ne stavo quasi scordando. Oh, ok, siamo tornati a casa in tempo. Dormi. Oh, perfetto, ce l'abbiamo fatta. Ok, ora al mattino vi farò vedere quello che vi avevo promesso. Guardate che cosa abbiamo. Alcuni di voi potrebbero averlo già notato, questo bel edificio qua di fianco. L'ho pagato fior fior di quattrini. E sapete che cos'è? È un pollaio, un bellissimo pollaio. E questi sono i nostri polli a cui dobbiamo dare da mangiare ogni giorno. Ecco qua, nutritevi. Abbiamo il pollo San Mary, è il mio primo pollo, è San Mary. Poi abbiamo il nostro pollo Fran, il pollo Fran è famosissimo, no? Poi abbiamo il nostro pollo Ermano, ovviamente non poteva mancare. E infine, ma non meno importante, abbiamo il nostro pollo misterioso, il pollo 303. Ok, questi sono i nostri polli che giorno dopo giorno ci daranno delle uova che noi ovviamente potremo vendere. Questo è il nostro raccolto per ora e dobbiamo assolutamente annaffiarlo. Io ho innaffiato tutte le nostre piante e adesso abbiamo due missioni da fare. Due di numero. Uno, dobbiamo andare a portare questo topazio a una bella ragazza della nostra scelta. Io non so ancora quale voi avete scelto, ma per mostrarvi come si fa, lo porterò a quella a cui stavo, diciamo, puntando in precedenza, che è Abigail, che dovrebbe essere qui dentro da Pierre, nel negozio di Pierre, che è ancora chiuso. Forza Pierre, sveglia, aprire i battenti, stiamo aspettando. Oh, ecco qua, non sono venuto per comprare, non rompere le balle. Devo andare da tua figlia, volevo dire, beh sì, devo andare da tua figlia. Eccola, Abigail, ciao. Se sapessi come usare una spada, sarei andata a esplorare le caverne nel lago della montagna. Lo so, infatti io ci sono andato. E guarda che cosa ti ho portato, Aspetta, non devi mangiarlo, è un topazio. Ha detto, come sapevi che ero affamato? Questo sembra delizioso, ma era un topazio. Ma il topazio non si mangia. Vabbè, l'importante è che le sia piaciuto. L'ultimo passaggio che dobbiamo fare assolutamente, dobbiamo andare al museo per consegnare alcuni oggetti che abbiamo trovato. Ad esempio il cristallo della terra, l'Earth Crystal che avevamo trovato. Allora, vorrei regalare anche un quarzo, sì, certamente, anche un quarzo, lo mettiamo qua. E poi vorrei regalare questo cristallo. Perfetto. Io ho regalato anche degli altri oggetti, ma non so perché non me li faceva vedere. Vi faccio vedere tutto quello che ho trovato, guardate. Tutti questi oggetti qua sotto li ho trovati mentre giocavo per conto mio. Ho giocato un bel po' questo gioco. Non è per tutti i palati, alcuni non piace, ma a me piace tantissimo. Penso sia un po' per quelli che hanno una visione più ampia dei giochi, che piace la grafica bella. Forse questo gioco può non piacere. Comunque, abbiamo diritto a un premio perché abbiamo portato un altro oggetto. Allora, possiamo prendere un geode decoramentale e dei semi di melone. Buono! Possiamo piantare i meloni e i pomodori e poi mettere questo oggetto decoramentale dentro la nostra cortezzeria a casa. Ma per questa volta direi che possiamo chiudere qua il video. Io spero che vi sia piaciuto. Se arriviamo a 20.000 pollici in su, ci sarà un prossimo episodio con me, che cercherò in tutti i modi di farvi, vedere appunto come va a finire l'atto del del corteggiamento, diciamo così, con una ragazza di questo gioco, che sceglierete voi nei commenti. Per questa volta è tutto, io vi auguro una buona giornata. Lion out.